cooperativa! Sono in cooperativa! Fuori in cooperativa! Siamo 22-23 giorni di sciopero in fila! E nessuno non ci ascolta, nessuno non sente, nessuno non interviene! Io arrivo a lavorare alle 6 e cominciamo a attaccare la roba sulla giostra. Le pancette, le estri, le gole. La roba pesante che pesa 6 kg, 7 kg di mattina alle 6 fino alle 7 di sera. Qua chiamano Emilia Rossa. Ma qua è vero Emilia Rossa, però è rosso di sangue nostro adesso. Perché se tu vai in tutte le aziende, non c'è un italiano che lavora. Perché è un lavoro pesante. Qua che dici... C'è fico made in Italy. Questo sono abituati a sfruttare sempre la gente. Siamo qui davanti a fico perché vengono sbandierate, vendute, commercializzate le eccellenze del nostro paese. Ed è vero, ci sono prodotti d'eccellenza. Quello che si dimentica è che queste eccellenze vengono prodotte anche dalle imprese, tipo la Castelfrigo, ma tipo quelle che ci sono nel distretto alimentare modenese, che non hanno un proprio marchio, ma sono fondamentali per la subfornitura di materie prime. Quindi chi certifica, chi millanta certificazioni etiche, responsabilità sociale di impresa, deve anche garantire che nella sua catena di subfornitura le regole contrattuali rispetto delle leggi ci siano. Quello che noi chiediamo alle grandi imprese della salumeria che incomincino a guardare quello che succede nella sua catena di subfornitura. Io ho lavorato lì davanti alle linee 5 lavori. Quando i nastri vanno 170 all'ora, come la macchina, così forte. Io mi sono rotto la schiena. Adesso, 43 anni, anche se vado a fare la domanda per la malattia professionale, nessuno non ti conosce. Anche se ti facevi male nel nastro. L'ambulanza lì dentro non veniva. Non veniva. Perché se tu le dicevi mi sono tagliato con il coltello, loro dicevano no, non è vero perché tu non lavori con i coltelli. Erano inquadrati nel contratto della logistica e trasporti, che è il contratto del facchinaggio, ma venivano messi sulle linee a lavorare col coltello in mano. Questi 50-60 lavoratori hanno rivendicato da febbraio la giusta applicazione contrattuale, ma hanno subito tutta una serie di vessazioni e di ritorsioni che ci ha portato ai giorni d'oggi. Cominciamo dalle buste. Noi ci danno delle buste false, mettono in borsa spese, le ore straordinarie, e alla fine queste tasse che le cooperative non pagano ci mandano a noi. 3.000. Questo lavoratore si è visto recapitare dall'Agenzia delle Entrate oltre 43.000 euro di multa, come viene definita da loro. È un semplice accertamento fiscale che è stato fatto in conseguenza dell'appalto irregolare che questo lavoratore in cui era inserito negli anni 2011 e successivi. Questo lavoratore veniva retribuito in parte con trasferte Italia, esenti o rimborsi spese fittizi. Quindi l'Agenzia delle Entrate ha ricalcolato tutti gli imponibili e quindi gli sta chiedendo indietro le tasse. Il problema qual è? Che il lavoratore paga 43.000 euro. Per quell'appalto irregolare, frutto di questa sanzione, committente e appaltatore messi insieme pagheranno 16.666 euro. Punto. Paga di più lui che il committente e l'appaltatore per il medesimo appalto irregolare. Dignità! Dignità! Legalità! Arroz, arroz, arroz! Be quiet and non be silly! We are the famous CGL! La situazione è che il distretto alimentare ormai è una polveriera perché la Castelfrigo ne è solo la punta dell'iceberg. Se le istituzioni non intervengono, noi da lunedì cominciamo a fare lo sciopero della fame!